Il barista è Calaprima e riaffiorano già le tante polemiche che sono emerse dal 18 agosto dopo la sconfitta in Coppa maturata contro l'Avellino. Un Bari non solo che ancora non ha trovato le giuste alchimie e meccanismi di gioco, ma che ancora non sa con quale vestito tattico giocare. Ieri il 4-3-1-2, nella ripresa il 4-2-4, nel momento in cui doveva schierare un centrocampista in più, il tecnico biancorosso, dall'altra parte Giovanni Lopez, peraltro ex compagno di Cornacchini nel Vicenza da giocatori, ha schierato una mediana ancora più folta, puntando sul palleggio e soprattutto a scardinare quella difesa macchinosa biancorossa. I numeri dicono che in quattro partite ufficiali il Bari ha vinto due volte e ha perso due volte e ci sono state due sconfitte, una in campionato, l'altra in coppa. Quattro i gol realizzati dai biancorossi e ben sei incassati, la media di 1,5 gol a partita, contro nessun avversario peraltro insormontabile. Va bene il calcio d'estate, 18 nuovi acquisti e la fase di assemblaggio dei vari cocci che appunto vanno messi, ma siamo a mente una corazzata? Ieri intanto le dirette concorrenti, Catania, Ternana, hanno vinto insieme alla Viterbese di Tunkara e Van de Putte ieri straordinari. Queste squadre sono lanciate a quota 6 con la Regina che ha vinto 5-1 contro la Cavese, ma non soprattutto ci sono anche altre dirette concorrenti che fanno paura a questo punto. Ma a prescindere dai punti, dai tanti punti interrogativi che in questo momento attanagliano in casa biancorossa, i tifosi iniziano a rumoreggiare. Ieri per la prima volta a fine partita hanno fischiato i loro beniamini, insieme ad altri problemi che si sono verificati di natura tecnica, di disservizio della sicurezza e soprattutto i tornelli che hanno impedito l'accesso per tempo a molti tifosi. Urge pertanto una risposta da parte della società, non solo sul campo, ma anche in vista della prossima partita interna con la Regina tra 15 giorni e quella di domenica soprattutto contro il Rieti.